L'export abruzzese è trainato dal furgone. L'automotive rappresenta il 55% di tutte le esportazioni abruzzesi nel mondo e il 15% del PIL industria regionale. La carenza di materie prime, soprattutto microchip, rappresenta il rischio più grande per la produzione. La Sevel di Atessa infatti ha annunciato l'ennesimo stop per carenza di materiale, in particolare la scatola guida ZF. L'attività lavorativa è sospesa da ieri fino a lunedì prossimo. E ieri intanto a Roma, al Ministero dello Sviluppo Economico, c'è stato un incontro coi rappresentanti di Stellantis, in cui il governo ha accolto le proposte dell'azienda e il rischio delocalizzazione sembra al momento scongiurato. Ci hanno garantito la centralità dell'Abruzzo nella produzione dei mezzi di trasporto leggeri, ha detto l'assessore Damario. Per l'automotive un momento delicato, nel senso che il discorso della transizione ecologica sicuramente comporterà un costo sociale. Fortunatamente in Abruzzo non si producono oggi i pezzi che riguardano questa transizione ecologica verso il motore elettrico. Da questo punto di vista siamo fortunati. Devo dire che poi ieri c'è stato un importante incontro al Ministero con il Ministro Giorgetti, il Ministro del Lavoro Orlando, dove Stellantis ha ribadito la centralità dell'Abruzzo per quanto riguarda la produzione dei veicoli di trasporto leggeri e quindi in particolare di Sevel. Questo sicuramente è un dato importantissimo che chiarisce un po' le idee su quello che sarà il futuro dell'automotive in Abruzzo dopo qualche momento in cui si era temuto per la Polonia, per lo stabilimento gemello che sta nascendo in Polonia, però devo dire che ieri abbiamo avuto rassicurazioni e soprattutto ci sono dati che confermano che il mercato del veicolo leggero, diciamo, da trasporto è un mercato in netta espansione. Oggi si è tenuto il secondo tavolo programmatico sull'automotive abruzzese, il primo in presenza. L'attenzione è alta sui fondi europei in arrivo e sulla spesa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che dovrebbe garantire infrastrutture anche a servizio di questo settore tramite il potenziamento delle reti TNT e della zona economica speciale. Nell'automotive abruzzese lavorano circa 24.000 addetti. Noi come Abruzzo siamo una delle regioni che soddisfano la maggior parte dei lavoratori. Abbiamo circa 24.000 dipendenti nell'automotive, 22.000 solo nel Val di Sangro. E non parliamo solo delle grandi aziende, ma anche di tutto l'indotto che abbiamo. Hanno già fatto un primo bilancio di quello che saranno poi le mosse da mettere in campo in questo. Soprattutto riguardano le spese che saranno in capo sia al PNRR per quanto riguarda anche le infrastrutture che POR FSR 21-27, soprattutto nell'S3 che stabilisce un po' le linee innovative in questo campo.